Bene, welcome back sul mio canale YouTube. Io sono Giovanni Messina, sono un istruttore autorizzato Epic Games per quanto riguarda l'insegnamento del software Unreal Engine. Attualmente faccio parte del ramo Academy di Immensive, una società, un centro autorizzato Epic Games che si occupa, e io lo faccio io in prima persona, di erogare certificazioni. Per quanto riguarda appunto il software di Unreal Engine, qualora tu fossi interessato e in un certo senso vorresti esplorare questo mondo, magari per te nuovo, io lascio tutti i riferimenti come sempre in descrizione e ti dico ancora una volta che l'iscrizione alla piattaforma Immensive è gratuita, poi sceglierai tu in autonomia nel caso in cui volessi un giorno iscriverti a qualche corso in piattaforma. Adesso in piattaforma sono presenti Unreal Engine Basic, Unreal Engine per gli architetti, quindi un corso strutturato e orientato esclusivamente all'architettura, e poi abbiamo un corso Unreal Engine e sviluppo VR. In più poi c'è il corso di Twinmotion che mi occupo sempre io in prima persona di erogare. Detto questo, oggi di cosa voglio parlarti? Oggi ti parlerò del mio workflow, ma il workflow, diciamo così, che si può dire in generale dovrebbe sempre essere utilizzato per portare i progetti da Twinmotion ad Unreal Engine, ma faremo più che altro un focus anche sul formato DataSmith in generale, no? Questo formato, insomma, che già da qualche anno, proprietario Epic, la fa da padrona per quanto riguarda la preparazione dei modelli all'interno del mondo Unreal. Ma bando alle ciance, ciance alle bande, come direbbero i bravi, e passiamo subito alla parte pratica. Chi mi conosce, io non sono il tipo che si mette con delle diapositive, delle slide, quindi sostanzialmente a leggere e a raccontare la storiella. A me piace metterci lo stomaco e andare direttamente di pancia sui progetti. Per fare questo, entriamo subito nella parte relativa al progetto Twinmotion. Nel caso di specie, quello che stai vedendo adesso al video, trattasi sostanzialmente di un progetto realizzato con Archicad. È un progetto, è un esempio di Archicad che puoi scaricare in maniera del tutto gratuita dal software stesso, ma comunque da Archicad esportato attraverso DataSmith e importato all'interno di Twinmotion, dove è stata aggiunta, giusto per lo scopo di questa chiacchierata, un po' di vegetazione e se vogliamo possiamo anche, ecco, aggiungere qualche altro elemento, come magari qualche, non lo so, qualche figura umana, magari, ecco, mettiamo qualche personaggio, ma giusto per, diciamo così, insomma, per non farci mancare nulla e per vedere come si comporta l'esportazione, ma lo faremo, come già detto. Ecco, magari potremmo mettere un altro personaggio in questa posizione, ok, e potremmo magari anche attingere ad qualche altro elemento, tipo, ecco, mettiamo una vettura, ad esempio, in questo caso, ma mettiamolo, ruotiamo la stessa, ok, ma giusto per, diciamo, essere soltanto un esempio per vedere un po' come si comporta a livello di esportazione, ok? Quindi, insomma, non è che ci interessa adesso. Ora, basta semplicemente recarsi in File, qui in Export DataSmith File, scegliere tra Standard e Optimized. In realtà, sostanzialmente, il formato ottimizzato dovrebbe essere appunto più ottimizzato perché non prevede la creazione di alcuni asset rispetto a quello standard, ma diciamo la guida ufficiale ci mette in guardia dalle possibilità, una volta all'interno di Unreal Engine, di avere un qualche problema che io personalmente non ho riscontrato. Scegliamo ad esempio, puoi scegliere, scegliamo standard, ok, scegliamo standard, ma ti dico che potremmo scegliere allo stesso modo, ecco, mettiamoci su desktop, facciamo una nuova cartella data, ok, semplicemente,
e andiamo a mettere qua all'interno, ad esempio, tutorial Twinmotion to UE5. Ok, chiamiamolo giusto così. Clicchiamo pure su Save. Attendiamo che il nostro software ovviamente termini l'operazione di esportazione in Datasmith e poi dopo andremo a caricare lo stesso progetto all'interno di Unreal Engine. Ora, all'interno di Unreal Engine, vabbè, adesso facciamo, aspettiamo, attendiamo che il processo sia in un certo senso terminato, ok? E poi andremo a creare semplicemente, ecco, andiamo già ad aprire l'Epic Game Launcher in realtà. Nel momento in cui io sto parlando, già in mattinata dell'altro ieri, dovremmo essere di fronte alla nuova versione, anche se in preview, la si può installare attraverso questo pulsante, okay, della 5.4.0 in preview, appunto, ma per fine aprile dovrebbe uscire quella definitiva, ma diciamo che si può anche attendere. Per i curiosi e per coloro i quali volessero fare un giro, beh, ecco che il nostro software ha terminato e andiamo a lanciare il nostro Unreal Engine 5.3.2 nel mio caso. Andiamolo pure a lanciare. Da qui a breve dovrebbe aprirsi l'Unreal Project Browser, no, che ci dà la possibilità di scegliere tra i vari game mode, template, come vogliamo chiamarli. Quello più adatto alle nostre esigenze, ma come dico sempre, partiamo pure da un template completamente vuoto, tanto all'interno di Unreal è sempre possibile integrare le funzionalità successivamente. Quindi, questo diciamo è un problema che ci tocca limitatamente. Attendiamo che il nostro bravo editor, in realtà la macchina che sto utilizzando adesso, ecco, non dovrebbe essere per così dire un fulmine di guerra, però tuttavia dovrebbe svolgere. Ecco, andiamo in Games e prendiamo un template come dicevo, completamente vuoto, il blank sotto Games, vedi, scegliamo la nostra cartella e diamo un nome, ad esempio, Twinmotion to Data, semplicemente, e clicchiamo su Create. Se vuoi puoi anche aggiungere il ray tracing, ok? Clicca pure su Create. Tu magari che puoi attingere ad una RTX. Io adesso sto lavorando su una discreta scheda, ma di vecchia generazione, che tuttavia però dovrebbe fare in modo, insomma, senza alcun tipo di problema, di gestire il file che stiamo per aprire. Sto parlando di una 1080 Ti, quindi comunque una scheda che io non farei cambio con altre schede di recente generazione. Ovviamente mi riferisco soprattutto alle entry level. Bene, allora in questo caso, vabbè, qua c'è sempre questa sorta di noi andiamo in play per un secondo. E poi usciamo dal mondo play per liberarci da questa odiosa scritta, anche se noi andremo a creare un nuovo livello, empty level, un livello completamente vuoto. Ok, siamo in un livello completamente vuoto. Ora, salviamo pure questa parte qui. Mettiamola all'interno di una nuova cartella che chiameremo Twinmotion to UE5. Ok, chiamiamola proprio in questo modo. Destro click, new folder, levels, ok, e qua dentro questa magari la chiameremo start map, o se vuoi, insomma, dai un nome che decidi, insomma, senza problemi. Entriamo nel project setting, andiamo in map and mode qui e andiamo ad associare la nostra start map, ok, che dovrebbe trovarsi da una qualche parte. Se vuoi puoi associarla anche alla parte relativa all'impacchettamento, ma in questo caso noi quando rientreremo nel nostro progetto staremo all'interno della start map. Ok? Fatta questa operazione, diciamo, dobbiamo entrare in plugin assolutamente, dobbiamo fare
questo controllo. Intanto, se tu non l'hai fatto, devi entrare subito nel launcher, quindi Epic Game Launcher, ok? Andare nel marketplace qui e andare a scaricare un pacchetto del tutto gratuito, ma senza il quale non riusciamo a convertire gli asset, non riusciamo a trovare gli asset di Twinmotion all'interno di Unreal. Quindi qua andiamo a digitare pure Twinmotion, ok? E pressiamo pure invio. Allora, guarda che qua, Datasmith Twinmotion Importer, vedi che c'è tutta questa, no, scusate, Twinmotion Content. Datasmith Twinmotion Content, esattamente questo qua. Quindi preoccupatevi di aver installato all'interno dell'engine questo tipo di plugin. Questo farà in modo appunto che nel momento in cui noi andiamo a caricare il nostro Datasmith vengono riconosciuti gli asset provenienti da Twinmotion, e quindi questa è la prima operazione, segnatela, fondamentale. Nel caso in cui questo faccione dovesse dare per un qualsiasi tipo di motivo problemi, io ecco lo sposto. Quindi il plugin è questo qui, basta digitare Twinmotion e andare a scaricare, diciamo ad installare, in questo caso trattasi di plugin nell'engine, il Twinmotion Content Plugin. Bene, fatta questa operazione, digitiamo pure Datasmith e la prima cosa andiamo ad abilitare l'importer, poi digitiamo magari Twinmotion e accertiamoci di mettere la spunta anche su Datasmith Twinmotion Content. Se vuoi, vai a scaricare, vai ad integrare qualche altra cosa, magari l'HDRI ci potrebbe servire, magari il Movie Render Queue, la coda di render, che diciamo in questo esempio probabilmente non ci servirà, e potrebbe servirci magari il Sun Calculator. Prendiamolo e semplicemente mettiamo la spunta. A questo punto potremmo anche, se tu hai una scheda RTX, metti pure la spunta su Use Hardware Ray Tracing When Available, Ray Tracing Shadow, le LOD le puoi lasciare così. Puoi mettere la spunta su Enable Ray Tracing While Editing e Enable Ray Tracing. A questo punto i tempi penso siano maturi per andare a riavviare il nostro bravo Unreal, e possiamo anche chiudere la parte relativa a Twinmotion, quindi, ma mettiamo pure no in questo caso. Insomma, abbiamo aggiunto due personaggi lì fissi statici. Attenzione che alcune cose da Twinmotion vengono lette bene, come ad esempio i personaggi vanno inseriti quelli statici, ok? Le figure non vanno assolutamente inseriti quelli animati, non verrebbero riconosciute, o le animazioni fatte in un certo modo. Come anche ad esempio attivazioni di elementi come oceani, ok? Meglio mettere un piano sotto col materiale acqua. Ora, a questo punto abbiamo due grosse possibilità. Allora, in genere il workflow del Datasmith prevede, quando ci arriva sulla nostra scrivania un Datasmith che magari non abbiamo curato noi, ma ci proviene da una persona terza, secondo me il metodo migliore è quello di preparare il Datasmith, ma poi andremo a vedere. In questo caso andiamo semplicemente qui nella parte relativa al Quickly Add e scendiamo fino al Datasmith, fino ad aprire File Import. Andiamo a questo punto, rechiamoci sul, se non erro, era il desktop, quindi andiamo sul desktop e andiamo andiamo a che parte era, ho anche chiuso, che sfiga, Datasmith. Comunque, Datasmith from Twinmotion, dovremmo averlo, eccolo qui, il nostro file salvato, ed è questo qui. In realtà però io sul desktop avevo inserito data, eccolo qui, esattamente questo, quello era un altro. Quindi vai a prendere, insomma, in definitiva il file che hai esportato da Twinmotion e clicca pure su apri. Datasmith
diamogli la cartella principale del nostro progetto, sempre meglio per un ordine e per far sì che gli asset vengano conservati in delle posizioni dove poi è possibile capire, nel caso di migrazioni, da dove provengono. Ne possiamo anche cliccare adesso su OK. In genere il mio flow è quello di aggiungere luci, camere, animazioni laddove volessimo, diciamo, all'interno di Unreal stesso, ma potresti anche lasciare questi elementi, però poi dopo, e per quanto riguarda il flow, no, potremmo avere dei problemi e aggiustare un po' il tiro attraverso dei volumi di post process, in modo da magari anche semplicemente convertire, no, gli elementi luminosi, perché potrebbero questo. Diciamo, fare in modo che la scena si presenti in maniera, come dire, sovraesposta o sottoesposta. Poi abbiamo la parte relativa advanced e la parte relativa alle static mesh option. In realtà, se io decidessi di utilizzare Lumen, questa parte qui è un pannello che è più che altro dedicato al metodo delle lightmass, dove questa è la forbice della size che il nostro algoritmo assegnerà agli oggetti presenti nella scena, e questa invece è la parte appunto in cui noi diciamo all'algoritmo di Unreal, nel caso di specie a Datasmith, mentre va ad importare, a preparare anche le nostre lightmap. Ma in questo caso lasciamogliele preparare, perché molte volte alcuni utenti mi hanno riferito, è sempre la stessa situazione, che leggono una scritta. Andiamo a vedere di cosa tratta. Si clicchiamo pure su import in questa parte. Adesso attenderemo che il nostro bravo Mr. Datasmith compia le operazioni necessarie, e da qui a breve, a poco, dovremmo avere all'interno di Unreal il nostro progetto. Attendiamo ancora che termini questa parte. Ok, abbiamo un qualcosa, vedi che lo puoi già vedere, tutta questa parte relativa all'alberatura e così via viene mostrata in un certo modo con una scritta obbrobriosa, ma adesso andremo a vedere di cosa trattasi. Visto che abbiamo preso il nostro elemento sun, a questo punto io lo andrei ad inserire all'interno della nostra scena, anche per vederci un po' più chiaro, no? Ok, quindi siamo sostanzialmente in una situazione del genere. Ora vediamo un poco questi alberi che vediamo. Se noi selezioniamo questo gruppo di alberi e qua entro all'interno della static mesh, quindi dell'istanza, e opero doppio clic sulla static mesh, ok, mi accorgo subito, dovrei almeno accorgermi subito, che c'è un problema di canale non assegnato, cioè invalido. Te lo dice proprio, è riportato proprio sopra l'albero. Questo accade perché? Perché in realtà noi abbiamo la UV0, che è quella più che altro dedicata in questo caso a quella che è la configurazione dell'unwrapping insomma, è il canale dedicato al materiale in questo caso, e poi abbiamo il canale 1, che è quello che lui andrà ad utilizzare, e vedi che anche il canale 1 in questo caso, diciamo, è riportato in un certo modo, quindi però è all'interno della scacchiera. L'unica cosa che dobbiamo fare noi sostanzialmente è, se noi digitassimo index in questa posizione, vedi che viene associato un canale 2 che non è presente nel nostro elenco. Allora, entriamo semplicemente, andiamo a vedere dove è presente questo asset all'interno di Geometry, quindi selezioniamo la prima geometria, facciamo questa cosa semplicemente, lo dico ancora una volta, nel caso in cui volessimo avere il libero arbitrio di poter scegliere tra il metodo Lumen, quindi calcolare la GA in real time, oppure attraverso la cottura della mappa di illuminazione. Ok, in modo da poter già preparare i miei asset. In questo caso seleziono il primo, seleziono l'ultimo, ok, destro clic, entro sostanzialmente in Asset Action e scendo fino a Edit Selection in Property Matrix. Ok, seleziono il primo, scendo l'elenco, seleziono l'ultimo, ok. E una volta fatta questa operazione, controlliamo che siano tutti selezionati, digito qui Inserci Index.
Index, vedi che c'è un multiple value, light map coordinate index, diciamo che deve utilizzare per tutti il canale corretto, che come lo indica Datasmith è il canale 1, no? Ma poi c'è tutta una letteratura intorno all'unwrapping che si va ad intersecare con altri macro argomenti. C'è una lezione apposta all'interno del corso per coloro i quali fossero interessati. Insomma, fatta questa operazione e salvato ovviamente i nostri asset, qua all'interno dovremmo aver, tra virgolette, risolto il nostro problema. Vedi che adesso il nostro asset viene correttamente istanziato all'interno della nostra viewport, ok? Diciamo che questo è un metodo, sostanzialmente ha preso la parte relativa al fogliame, ha preso la parte relativa all'automobile, ha preso la parte relativa ai personaggi, quindi sostanzialmente ha preso di tutto. Ora, in questa versione della mia scheda, ecco, io non posso adesso mostrarti altri tipi di rappresentazione, perché qui in Lit non avrei accesso alla parte relativa al path tracing, mentre tu, se stai utilizzando una RTX e hai configurato il file come ti ho fatto vedere, sicuramente ne hai la possibilità. Digitiamo sun, ok, possiamo fare le classiche operazioni runtime, e quindi sostanzialmente possiamo semplicemente agire sulla latitudine, sulla longitudine, e quanto altro per quanto riguarda il nostro progetto, per configurare il nostro progetto. Ovviamente abbiamo tutta un'altra serie di parametri, ok? Allora, ora in questo caso io, se andassi a visualizzare gli FPS, probabilmente io sarei al limite, anche perché avrei bisogno un po' anche di ottimizzare, no? Le chiamate al disegno all'interno di questo progetto. In realtà tu non dovresti già adesso aver problemi, ma tuttavia io potrei, ecco, come si chiama ad esempio questa parte qui ha un nome, si chiama top rail. Se noi digitassimo rail in questa parte qui e andassimo a filtrare tutti questi elementi, potremmo selezionarli, ecco, tutti, fino a questo punto qua. Ok, andiamo ad aggiungere anche i nostri, in gergo, bastoni, no, della nostra ringhiera. Ci manca l'ultimo da questa parte, ma diciamo che potremmo anche un po' sensibilmente abbassare questa parte. Qui per adesso, ecco, adesso siamo pronti a fare un'operazione. Ad esempio, iniziamo ad ottimizzare un po' di chiamate al disegno. Qui in Tools potremmo recarci in Merge Actors. Attenzione che nei settaggi potrebbe essere buona cosa, anzi, nel caso di specie, dobbiamo mettere il pivot a 0, perché come funziona all'interno di Unreal, ogni oggetto è referenziato a quello che è, attenzione, il mondo di Unreal. Fatto questo, io potrei anche scegliere una risoluzione diversa per il mio oggetto una volta unito, ma comunque andiamo direttamente in questa parte qui, New Folder, Merged, e magari potrei scrivere Railing, SM underscore Railing. Ops, stavo scrivendo, insomma, ma non stavo scrivendo. Ok, Railing. Clicchiamo pure su Save. Vedi che lui mi ha creato già il mio asset. Posso chiudere qua. In realtà lui dovrebbe avermelo anche già. SM Railing. Vabbè, lo pigliamo dopo. Chiudiamo questa parte qui. Quindi andiamola a cancellare questi elementi presenti nella scena. Apply to all. Andiamo a cercare Railing. Quindi dovrei trovare SM Railing da qualche parte, se non lo inserisco nella scena, ecco, non lo troverò mai. Ecco qua, SR Railing. Sappiamo che questo elemento sostanzialmente è referenziato a quello che è lo 0, no, di Unreal. Quindi basta resettare le coordinate per mettere l'elemento unito in questa posizione. Ora, adesso avremo sicuramente già con questa piccola operazione, come dire, avremmo già
un po' ottimizzato le chiamate al disegno, ma tieni presente che tutti questi passaggi panel sarebbe buona regola farli ovviamente all'interno del mondo del tuo software di terze parti. Prendiamo tutti i panel, ops, prendiamo il primo. Prendiamo questa parte qui. Ok, poi dovrebbe anche. Vabbè, lasciamo stare il panel della Railing 2. Comunque, presi tutti gli oggetti, possiamo fare la stessa identica operazione, ricordandoci sempre di vedere se è presente il pivot sul punto 0 e vado a creare il merge actor, magari qua lo andrò a definire come panel, non lo so. Panel, ok, ops. Perfetto. Andiamo a cliccare su save. Adesso c'è il panel, lo metto già all'interno, lo istanzio già all'interno. Qua ho diversi oggetti da salvare. Non fare mai questa cosa che sto facendo io, quando puoi vai a salvare. Chiudiamo questa parte qui, ritorniamo su panel, andiamo a cancellare i panel che abbiamo utilizzato e dovrebbero essere, ops, dovrebbero essere questi qua, ok? Quindi andiamoli a cancellare, applica a tutti. Poi dovremmo avere un panel che ho istanziato nella scena che dovrebbe recitare SM panel, eccolo qua, lo prendiamo e lo semplicemente andiamo a resettare su 000. Vedi che sto unendo un po' di. Oddio, la stessa cosa andrebbe fatta qua sopra, qua sopra, qua sopra, eccetera, eccetera, eccetera. E poi bisognerebbe fare più che altro un benchmark effettivo, no, della nostra scena, quindi altrimenti non riusciremo a capire quanti, insomma, tuttavia forse qualche frame lo abbiamo recuperato, ma nel mio caso, ripeto, diciamo, fa storia a parte. Vedi che adesso aumentiamo un po' il nostro. Vedi che sono applicati anche i LOD ai nostri oggetti, anche questo potrebbe essere un qualcosa che potremmo semplicemente rimuovere nel caso ci desse qualche tipo di problema. Tuttavia potremmo andare ad esempio a caricare in questo caso, ma stiamo andando in velocità per farti capire quello che sostanzialmente serve, no, per portare questo elemento per avere questo tipo di workflow, cioè il passaggio da Twinmotion ad Unreal Engine. Potremmo andare ad aggiungere ad esempio magari lo starter content, senza adesso preoccuparci di andare chissà a fare chissà che cosa. Ok, perfetto. Andiamo un po' a bloccare il drawer. Quindi andiamo nei materiali, glass dovremmo avere, eccolo qua, è presente qua. Io andrei a crearne una istanza. Vabbè, lasciamo stare anche l'istanza. Questi elementi li posso selezionare un attimo, ok, perché non so proprio che tipo di vetro utilizzano, diciamo, all'interno di Twinmotion. Io farei una situazione di questo tipo, ma la farei, come già detto, in velocità. Quindi prendiamo un poco questa parte relativa alle Windows, che potevo ovviamente selezionare anche dal World Outliner, però diciamo facciamo un'operazione di questo tipo. Esistono ancora anche questa, questa, questa. Esisterebbe anche questa, ok? E anche questa superiore, che addirittura ne sono due. Prendiamo il nostro vetro, mettiamolo in questa posizione in modo da applicare questo tipo di vetro. Strano, perché è successo questo? Hanno diversi ID addirittura.
Ok, perfetto, dai. Eh sì, perché qualcuno ne contempla 3, qualcuno 4, ok. Ok, ma tutto sommato potremmo anche fare riferimento ad un volume di post-process, no? Mettiamolo in una parte qualsiasi, eccolo qua, e digitiamo unbound, in questa parte, in modo da applicare gli effetti a tutta la scena e non solo all'interno del volume. Andiamo magari a migliorare un po' qualcosina, no? Ad esempio, digitiamo reflection, la qualità delle riflessioni, la aumentiamo e soprattutto mettiamo la spunta in questa parte qui. Vedi che già il nostro progetto a livello di... Vabbè, noi non abbiamo sicuramente la parte relativa al ray tracing, possiamo anche mettere l'opzione hit Lighting for reflection, quindi a seconda di come colpisce il raggio, ma insomma già va molto molto meglio. Adesso noi dovremmo, in realtà, diciamo, dovremmo chiaramente adesso preparare, fare le classiche cose che si fanno. Adesso la mia parte, la mia vegetazione, tutto quanto abbiamo visto è stata presa in maniera egregia. Potrei andare anche ad aggiungere, ma giusto per completare questo piccolo esempio, magari potrei, non lo so, ecco, potrei in maniera veloce andare ad utilizzare, anzi facciamo così, selezioniamo un po' tutte queste parti qui, andiamo a prendere le mesh all'interno delle nostre geometrie. In questo caso dovrebbe trovare tutte le mesh, in questo caso mesh 1, mesh 6, dovrebbero essere queste quelle che, perché altrimenti, anzi, facciamo una cosa, vabbè, prendiamo le mesh underscore e prendiamo tutta questa parte qui, andiamo in Asset Action, andiamo in Edit Selection via Property Matrix, Collision, possiamo utilizzare Use Complex Collision as a Simple, in questo caso salviamo pure, ok, torniamo in questa posizione, potremo anche magari in maniera veloce aggiungere a questo punto un player tipo terza persona al nostro progetto. Andiamo in project setting, andiamolo ad associare direttamente in questa parte qui. Andiamo ad inserire magari un player start, lo mettiamo, pressiamo G per poterne vedere la capsula. Ok, e potremo anche entrare all'interno del terza persona, il mio character. Andiamo un attimo a ravvicinare la nostra camera, teniamoci pure i parametri di velocità e tutto quanto. Adesso io, andando in play, dovrei poter, diciamo, in un certo senso, navigare il mio progetto in real time. Ok. Usciamo pure da questa parte. E questo è un workflow. Adesso, ovviamente, per chi si occupa di architettura, i passaggi potrebbero essere del tipo non online ma offline, cioè creare magari dei video all'interno del Movie Render Queue, no? Quindi abbandonare il concetto di real time e di creare delle viste semplicemente in offline, siano esse statiche o dinamiche. Potrebbe essere un modo per poter generare appunto delle viste in rendering, siano esse interne e esterne. Ovviamente il file ha bisogno di essere preparato ancora, anche e soprattutto laddove ci fosse la parte dell'interno, dell'interior, no? Oltre alle altre cose che è possibile fare, quindi renderlo magari interattivo e tutto quanto. Ma ciò che volevamo fare noi ce lo abbiamo e l'abbiamo qui.
Salviamo anche tutto, a questo punto abbiamo 190 asset da salvare, li andiamo a salvare e quindi questo farei in modo che cascasse il mondo, il mio progetto, insomma, bene o male, è posizionato tranquillamente. Ok, ovviamente ci sarebbe da ottimizzare un bel poco, però abbiamo visto che il workflow è relativamente semplice, se ti... perché una volta eliminato quella parte di lettura del canale che lui non riesce a ritrovarsi, poi dopo diciamo è tutto abbastanza automatico come processo. Tuttavia, per eliminare quella prima parte potrebbe essere già sufficiente non mettere la spunta su Generate Lightmaps, no, nel momento dell'importazione in Datasmith. Quindi, se tu devi utilizzare Lumen e sei sicuro che andrai ad utilizzare sempre e comunque Lumen, ecco, nel mio caso sarebbe stato forse più comodo e più preciso andare ad utilizzare il metodo, visto che le caratteristiche hardware sono di un certo tipo. Il metodo Lightmass è sicuramente meno oneroso, no? E quindi sicuramente avrei avuto un boost per quanto riguarda il mio render time, quindi i miei millisecondi o il mio, o il mio insomma, frame rate. Ecco, non mi veniva. Bene, visto questa parte qui, in realtà c'è un altro flow che in realtà bisognerebbe fare sempre, ok? Che prevede invece l'utilizzo di un asset a parte per poter ottimizzare, per poter fare tutta una serie di operazioni già sul nostro modello. Questo workflow prevede, ecco, magari mettiamoci anche in un nuovo livello, ma non sarebbe necessario, mettiamoci comunque in un nuovo livello, ok? Entriamo all'interno magari del nostro progetto e creiamo una cartella data price. Ok, qua all'interno andiamo a creare un asset di tipo data prep, quindi data prep magari to motion to UE5, ok? Una volta fatto doppio clic su questa parte qui, potrei anche andare qui ad importare nel pannello di destra il nostro file. Il nostro file appunto si trovava su desktop data e andiamolo ad importare. Adesso lui si occuperà di importare ovviamente il file come abbiamo fatto, diciamo, grosso modo noi all'interno. Però che cos'è questo data prep? Il data prep di questo tipo di asset ti consente attraverso l'esecuzione di alcuni script, un po' come funziona per le blueprint, no? Un flusso di dati da sinistra verso destra che segue una programmazione logica di tutte le cose che vuoi andare a realizzare all'interno del tuo progetto. Ad esempio, adesso faremo degli esempi, è possibile adesso ricercare gli asset presenti all'interno di questo progetto in diverse modalità, cioè potrei ricercarle per label, per metadata, nel caso in cui ci fossero, inserite sulle superfici. Qua l'unica cosa è che tutta la vegetazione, anche se vedi un unico elemento, in questo caso albero, okay, è istanziata nell'origine del mondo Unreal, quindi lo vedi in questo modo, ma non preoccuparti perché questa rappresenta solo un qualcosa, essendo di derivazione Twinmotion lavora in un certo modo, questo elemento è stato fatto attraverso la realizzazione sul percorso, no? Della vegetazione. Però una volta che andiamo a fare la commit e quindi inseriamo il nostro progetto, allora in quel caso noi non avremmo problemi, ok? Quindi è solo una questione di visualizzazione. Intanto come togliere anche in questo caso la parte invalid, ma anche in questo caso potrebbe essere molto semplice. Questo è un actor
di tipo, vedi, che la classe actor, se mi soffermo qua sopra, quindi potrei prendere tutti gli actor della classe, appunto, actor, eccolo qui, ok, e tutti questi asset potrei fare in modo, ad esempio, light, potrei fare in modo che non venga generato il canale dell'illuminazione. Già questo eliminerebbe questo fastidio, perché magari io devo agire, devo, oppure lo devo fare poi dopo, successivamente, quando vado a fare la comic. Tuttavia, se io vado ad eseguire già questo singolo e semplice script, dovrebbe tuttavia già togliere questa parte qui, perché ho detto seleziona tutti gli actor, e quindi immagino quelli relativi alla vegetazione, e vedi che infatti la scritta non è più presente. Potrei, ad esempio, come fatto in precedenza, ecco, non preoccuparmi più di tanto e quindi prendere tutti questi elementi che in realtà hanno un nome, in questo caso Top Rail, e magari potrei anche dire al software: prendi l'actor label e tutti gli actor che contengono, ad esempio, la parola rail, in questo caso, come fatto, diciamo, un po' in precedenza, no, all'interno del Word Outliner, prendi tutti gli actor che contiene, là dove vedi la parola rail, e sono sostanzialmente tutti questi che vedi, e sono, come vedi, sono scorpati. Scorporati, scorpati è bella come cosa. Quindi prendiamo tutti i rail, poi prendiamo tutti i post underscore, magari, ok, quindi andiamo ad aggiungere un nuovo label. In questo caso mettiamo e spostiamo, ecco, in questo caso. Vabbè, iniziamo prima con Rail, ok? Quindi mettiamo Rail e poi gli diciamo magari che per tutti questi actor noi li vogliamo andare ad unire, quindi utilizzare il comando merge. Potremmo dire per tutti quelli che, diciamo, contengono la parola, in questo caso abbiamo detto semplicemente, ecco qua, selezioniamo un asset qualsiasi. Vedi che se io scendessi dall'elenco, in realtà ha una funzionalità scomoda, perché dovrebbe in realtà, diciamo, fare l'autofocus, no? Là all'interno degli actor, invece questo non avviene, quindi post underscore. Andiamoli ad unire anche questi, poi potrei dirgli tutte queste parti qui che si chiamano panel sostanzialmente. Vedi che qua ti dà la possibilità di dare poi, una volta unito, il nuovo nome. In questo caso, ad esempio, potremmo dare SM underscore rail. Attenzione a mettere la spunta qui, in modo che lui poi tutti questi asset te li collocherà come da datasmith nell'origine del mondo Unreal. E qua potremmo scrivere, ma non lo so, SM underscore post, e mettere la spunta in questa posizione. Poi potrei prendere allo stesso modo tutti quelli che contengono la parola, ad esempio in questo caso panel, se non erro, panel, ok, panel underscore, e per tutti questi andarli comunque ad unire, ok? Quindi andiamo a prendere anche in questo caso, ma abbiamo diverse possibilità, diverse cose che possiamo fare. Ad esempio, potrei prendere tutti non lo so, questi sono actor, in realtà sono static mesh components. Potrei andare ad aggiungere già le collisioni, andare a settare già tutta una serie di situazioni. Ad esempio, supponiamo di voler utilizzare, anziché questo materiale, potrei andarlo a sostituire con un altro materiale. Ad esempio, potrei dire che per tutti questi panel che ho prima, ecco, intanto diciamo che il nome magari è SM panel e l'origine la istanziamo al centro. Allora, tutti questi elementi magari io potrei anche material, prendere substitute material e andarlo a sostituire con un altro wood, in maniera automatica. Prendiamo questo
magari più scuro. Già adesso potrei andare ad eseguire il mio codice, no? Quindi una volta che vado ad eseguire il mio codice, mi devo aspettare che molti di questi elementi hanno rispettato le regole che io gli ho dettato e quindi magari i miei elementi si sono trasformati in un altro materiale, i nostri elementi della ringhiera e così via sono stati correttamente magari uniti e così via. Ecco, vedi che tutto è stato realizzato, quindi lui esegue quello che gli dici e buona pace, insomma. Quindi sarebbe sempre buona regola anche in questo caso, ad esempio, poi una volta che ho finito, sarebbe sempre buona regola e finisco, perché sono andato anche molto lungo rispetto a questa chiacchierata. Bisognerebbe sempre affrontare questo tipo di workflow, perché questo è, una volta imparato alcune cose che è possibile fare all'interno dei data prep. Prepari il tuo file a tuo piacimento, magari questo vetro non ti piace, lo vuoi cambiare, lo cambi prima, aggiungi tutte le collisioni, aggiungi tutti gli elementi che ti possono, non lo so, magari vai ad ottimizzare perché hai 300 faretti, faccio un esempio, e li vai a unire semplicemente in questa parte e porti il file all'interno già ottimizzato, tra virgolette. Adesso se io cliccassi su Execute, sostanzialmente verrebbe preparato un file datasmith in una mappa a parte, però allo stesso tempo verrebbe inserita quella mappa all'interno del tuo livello aperto. Ora, andiamo a vedere intanto, attendiamo che questa operazione termini. Qualcosa sta succedendo, ok, quindi io potrei. Io sono andato ad eseguire, non ho fatto la commit, io devo andare a committare, ero convinto di aver cliccato su commit, evidentemente ho ricliccato su execute, ecco qua, ecco che ha fatto la commit, adesso a questo punto posso anche andare a salvare, posso ritornare nella mia mappa. E all'interno della mia mappa mi ritroverò col mio file. Adesso non vedo nulla, potrei anche aggiungere, ad esempio, l'elemento Sun and Sky, no? Anche in questo caso, per ripristinare un poco quello che abbiamo visto anche dall'altra parte, ed ecco come puoi vedere che il nostro file, insomma, è presente, c'è niente. Vedi che adesso però non abbiamo fatto una cosa, ecco, potremmo rettificare stesso all'interno del data prep. All'interno sono presenti tutta una serie di elementi luminosi che io avevo escluso a priori nell'importazione di tipo classica, quindi potremmo ritornare. Intanto chiudiamo un po' di finestre che anche in fase di ottimizzazione possono dare dei problemi, quindi io li andrei semplicemente a chiudere. Questa parte qui invece andrei ad aprire di nuovo il data prep, quindi lo andrei a reimportare. Lui ricorderà tutti questi passaggi che ha fatto, vedi? Perché già ce li ha scritti. Sta andando a leggere il mio file, quindi andrà a riapplicare lo stesso, sostanzialmente, lo stesso codice, e quindi mi riporterà il file in quella condizione. Però, come abbiamo visto, cioè, ovviamente, per ottimizzare anche un po' la scena, facciamo in modo da togliere qualche elemento luminoso all'interno della nostra scena. Come lo facciamo? Lo possiamo fare lo stesso con il data prep. Potevamo farlo all'interno del progetto, certo, potevamo farlo. Però, visto che stiamo lavorando qua all'interno, so che ci sono delle luci, quindi vado in questa posizione e intanto vedo le spot. Esistono quattro spot, quindi esistono sia le spot che le omni, anzi facciamo light direttamente. Le point light e le spotlight sostanzialmente ci sono, point light e spotlight e skylight. Prendiamo queste skylight e io potrei anche semplicemente adesso fare un'operazione, ad esempio, e dirgli:
L'actor è la point light, quindi potrei anche dire in questo caso specifico prendi la classe, ok, quale classe? La classe point light, ok, e per tutti questi elementi vai semplicemente a cancellarli. Quindi potrei andare nella parte delete, ok? Ma potrei fare lo stesso anche per l'elemento, in questo caso, ad esempio, skylight. Intanto anche nel metodo light must più di una skylight non ha senso. Skylight, questa non l'ho capita, però comunque va bene, andiamo a cancellarla. Non ci interessano tutte queste parti, probabilmente ce le... Ecco, delete object e poi abbiamo le spot e poi abbiamo finito e poi facciamo fare tutto al signor Unreal. Quindi prendiamo anche le spotlight, ok, e facciamo la stessa cosa, delete object. Ok, perfetto, fatto questo posso salvare, certo che posso salvare e posso andare ad eseguire il mio codice intanto. Adesso dovrebbero sparire dal mio elenco tutte queste parti, ok? In realtà, vabbè, in realtà ho capito, quello è un'altra classe, ci sta, ok? Andiamo a fare la commit in modo da aggiornare il nostro progetto, no? All'interno del nostro editor e adesso dovremmo, una volta che ci spostiamo in questa parte, avere già, insomma, ottimizzato meglio, ma qua la mia curiosità è la skylight, che in realtà è una static mesh actor e io ecco perché non mi capacitavo, non avevo visto il tipo di classe, quindi vabbè. Importante che abbiamo eliminato gli oggetti, diciamo, luminosi all'interno di questo progetto, quindi. E anche il nostro frame rate, diciamo, ne ha giovato chiaramente in termini di ottimizzazione della parte relativa alla luce. Bene ragazzi, per quanto riguarda il workflow, io penso che sia tutto, sia chiaro. Nel caso in cui tu lo volessi, venimi a trovare pure alla Immensive, Ramo Academy, e niente, che dire. Ciao e alla prossima. Ti prometto che ci vedremo più spesso. Ciao.